Ciao ragazze, sono qui per parlarvi delle unghie Ultra Slim. Alcune di voi hanno dei dubbi al riguardo, si chiedono come sia possibile che resistano fino alle 4 settimane senza spezzarsi, nonostante le punte molto sottili o lunghezze eccessive. Quindi cercherò di chiarire alcuni di questi dubbi. Premetto che io non ho fatto corsi con le scuole che insegnano questo metodo nello specifico. Questo è semplicemente quello che mi è stato insegnato nei vari corsi e il metodo con cui io lavoro. Partiamo quindi dallo spessore delle unghie. Lo spessore delle punte delle unghie ricostruite o ricoperte, che sia in acrilico o gel, deve essere di 1 mm, quindi quanto una carta di credito per intenderci. Il motivo per cui le unghie resistono così bene, nonostante lo spessore minimo, è la curva C. La curva C è il punto cruciale della struttura, specie con lunghezze, importanti. Questo perché la struttura d'arco, della punta serve a resistere alle sollecitazioni laterali. In quanto una struttura più complessa resisterà meglio di una piatta, dritta, delle unghie magari con una curva C molto meno accentuata. Questo quindi è un fattore essenziale. La curva C in genere deve essere considerata sul 40-50% di una circonferenza. Naturalmente non è sempre facile raggiungere un livello tale di pinzatura, dipende molto anche dalle unghie di partenza e comunque è più facile in una ricostruzione, in un allungamento piuttosto che su un lavoro sulle unghie naturali. Comunque un fattore importante in questo senso è il posizionamento della nail form, ovvero posizionare la nail form in modo tale che l'allungamento appunto sulla nail form sia della stessa larghezza della vostra unghia di partenza. Questo è possibile facendo i taglietti a 45 gradi che partono dai due valli. I taglietti devono essere profondi pari allo spessore del vostro polpastrello, in modo che vi permettano di chiudere la nail form sotto il polpastrello. In questo modo, quando andiamo a chiudere per bene la nail form, questa risulterà come il prolungamento dei vostri valli ungueali della stessa larghezza, in modo che voi possiate allungare e mantenere paralleli i valli, che oltre ad essere un fattore di resistenza, poi di struttura, è anche un fattore sicuramente di bellezza che è molto più aggraziato rispetto alle unghie spallettanti che si vedono alle volte. Questo tipo di posizionamento della nail form permette di creare un'ottima curva C già di partenza. E naturalmente, se utilizziamo un prodotto ben pinzabile, tanto meglio, perché comunque ci sono gel che stando in lampada tendono ad allargarsi o comunque una volta limati si allargano in maniera particolare, altri invece sono più adatti alla pinzatura. La pinzatura anche lei ha una sua funzione. È una sua importanza, in quanto comunque permette di richiudere il gel qualora si tendesse ad allargare per il calore della lampada. E inoltre vi permette anche di accentuare questa curva C. Un fattore importante per mantenerla invece è quello di non allungare eccessivamente. Quindi di non eccedere nella stesura del prodotto in allungamento rispetto alla lunghezza che vorrete ottenere, in quanto andare a limare tutta quanta la lunghezza, oltre a sprecare del prodotto, vi farà un pochino perdere la curvatura perché tenderà ad allargarsi la curva.
Altra cosa importante, la bombatura. La bombatura è quasi simile ad un balance point. Io ho le unghie naturali, quindi non ho più allungamenti perché sono già stati limati via e quindi non è un balance, diciamo, a regola d'arte con la nail form posizionata verso l'alto, insomma. È un pochino semplicemente arretrata e limata sotto la mia unghia naturale, poi vi spiegherò come. Perché la bombatura arretrata? Allora, innanzitutto per me è anche un fattore estetico, mi piace particolarmente e nel mio caso specifico ho una crescita abbastanza veloce, per cui nel giro delle 3-4 settimane tra un refill e l'altro mi troverei al momento del refill con l'area di stress quasi scoperta se la mia bombatura fosse troppo in avanti. Infatti, l'area di stress deve essere coperta dal gel, dal prodotto, nella giusta quantità e nella giusta proporzione rispetto alla lunghezza, però facendola un po' arretrata. Quei 3 mm di crescita nell'arco del tempo che passa tra un refill e l'altro portano la bombatura a spostarsi comunque in avanti, mantenendola sempre nell'area di stress, quindi avendo sempre quell'area coperta dall'accumulo di prodotto. In quanto una parte scoperta di area di stress al momento del refill, in aggiunta alla lunghezza eccessiva, porta poi ad eventuali scollamenti e poi dopo a farvi perdere anche molto tempo al momento del refill perché ci possono essere scollamenti, appunto, rotture e quindi anche danni più o meno gravi, insomma. In questo modo, posizionando la bombatura arretrata, il prodotto è presente sia sull'area di stress che nella zona già cuticolare. Naturalmente la zona adiacente alle cuticole è portata a zero perché non ci deve essere spessore nei laterali e nella zona cuticole dell'unghia. Però diciamo che l'apice sale abbastanza rapidamente per poi scendere, anzi proseguire dritto parallelo ai valli fino alla punta. In questo modo il prodotto è ben distribuito in tutta l'area e nella zona di stress, soprattutto centrale, naturalmente non laterale, in quanto abbiamo appena detto che devono essere portati a zero i laterali e il giro cuticole. Come fare ad avere un andamento lineare parallelo ai valli nonostante lo spessore sottile della punta? Io, avendo anche le unghie che puntano un po' verso il basso, utilizzo un metodo, ovvero quello di andare a fresare sotto la mia unghia naturale. E eventualmente appunto il prodotto che c'è in eccesso sulla punta. In questa maniera si ottiene un po' un falso balance, nel senso che comunque andiamo noi ad alzare la punta senza averlo fatto in allungamento, lo facciamo con la fresa. Andiamo quindi a posizionare più prodotto sull'area della punta e poi dopo a rimuoverlo da sotto anziché da sopra. In questo modo si ottiene un andamento che dall'apice della bombatura parte lineare verso la punta parallelo ai valli. Io lo faccio quando devo fare una struttura completamente uniforme, quindi in cover o in clear che sia, non lo faccio certamente quando devo fare una French con muretto. È consigliabile, al di là di questo tipo di struttura,
anche con unghie che puntano al basso, come appunto nel mio caso gli indici che sono particolarmente incurvati, che è una cosa anche abbastanza comune, e per quelle persone che hanno proprio l'unghia, come si suol dire, a pappagallo che scende, e quindi sarebbero praticamente da azzerare e ricostruire ogni due refill al massimo, perché comunque a lungo andare punterebbero sempre, tornerebbero sempre a puntare in basso. Con questo metodo invece non dovete azzerare, ricostruire, che oltretutto alla cliente può dar fastidio perché magari pensa di dover pagare una cifra maggiore, che sarebbe anche giusto. In questa maniera voi, oltre a risparmiare molto tempo e a non far alterare la cliente, otterrete lo stesso risultato o comunque molto simile e molto buono se fatto correttamente. Io direi di aver detto tutto. Se avete dei dubbi, potete cercarmi sul forum Moda Mani e cercherò di chiarirli a voce personalmente. E con questo vi saluto, al prossimo video, ciao!